Hola amigos, buongiorno, buonasera, io sono Sedino, questo è il mio... Oh mio Dio, cos'è quello? Siamo in compagnia del super mega brufolone che ci fa compagnia oggi nel nostro appuntamento, nel nostro viaggio di Minecraft. Siamo nell'FTB Infinity, il terzo appuntamento, e oggi andiamo a vedere cosa andremo a fare di cosa veramente speciale. È partito? È partito? Ok ragazzi. Buongiorno, buongiorno, siamo qui su Minecraft con il nostro Mino senza skin, perché siamo dei poveri barboncioni. Come potete vedere dietro c'è un enorme buco, ma non è perché è arrivato un grandissimo meteorite sul terreno, è esploso e è scattato tutto all'aria. Perché? Perché in pratica, ragazzi, stavo provando delle TNT, delle imboscate, dei tranelli, dei trucchetti, delle stronzate, delle bastardate per far esplodere Luke nella serie live. E visto che, non so se avete visto il live di Avantiri di 2 giorni fa, dove in pratica il server è quasi esploso dalle bombe che mettevamo io a casa di Luke e Luke a casa mia di Chip. E niente ragazzi, perché in pratica Chip, siccome era diventato sindaco e sindaco Chip non può farlo, è successo il finimondo. C'è state rivolte su rivolte, esplosioni, magagne, gomblotti. Qui vedete un po' di cose cambiate, molte molte cose cambiate. Avevo messo anche l'orologio qui, ma siccome sentivo ogni millesimo di secondo tic tac tic. Basta già la musica di Minecraft, tutti i suoni di Minecraft, gli slime ball, gli slime, gli scheletri che rompono le palle, gli scheletri, i ragni e tutta baradan che c'è nel mondo di Minecraft. Ci mancava anche l'orologio a tic tac, ci mancava l'orologio a cucù. Questo ragazzi è l'altare Blood Magic, la mod. Diciamo che non sto capendo come usarlo, però sono riuscito a fare questo qui, questo orbo, questo blood orb, questo serve per sacrificare il nostro sangue puro pugliese. E facendo così ragazzi, essendo sadici, riempiamo questo. Solo che è già riempito, mi sembra. No, l'ho fatto una volta più, una volta di troppo. Perfetto, come morire dentro casa propria. Grandissimo. Allora, volevo dirvi innanzitutto una cosa che non ho capito assolutamente: come mettere i waypoint per i teletrasporti. Lo so, ragazzo me l'ha scritto sotto nei commenti, ma io essendo scemo non ci ho capito assolutamente come fare. Ma questi sono i dettagli. Volevo chiedervi se conoscete un sito dove c'è scritto tutto ciò, come fare e come non fare. Allora, innanzitutto mettiamo tutto a posto. Abbiamo qui, ragazzi, ho fatto un bel po' di macello. Non sapete quanto ci ho messo. Non sapete veramente quanto ci ho messo per fare tutto quello che vedete qui. In pratica, adesso vi spiego un po' tutto l'ambaradan. Mettiamo qui sopra a dismarcire la nostra carne marcia. Qui, ragazzi, allora, ci sono i barrel. Ovviamente abbiamo ox, non volevo. Pietra, terra, legna e carbone. Qui c'è in pratica una chest che ho messo qui sotto, così quando andremo a fare, non so, le rotelle o qualcos'altro, non so, le leghe, adesso vediamo un po' cosa fare, anche se possiamo già fare le leghe senza questa cosa schifosa. Va nell'hopper va nella chest e sale sopra e va in questa chest dorata che ovviamente ha più slot. Ho trovato un bel po' di robetto, ho fatto un bel po' di cose. Allora, poi c'è questa chest dove noi ci mettiamo la roba dentro, tipo il copper. Questo se lo piglia, va dietro, che ci sono un macello di fili, di tubi. Va qui dentro, essendo dietro c'è un generatore di quelli blu. Generatore blu, che ovviamente si ricarica con il carbone per il momento. Che poi questo mette qui dentro nella chest quello che polverizza. Nella chest sopra c'è questo transfer node con i pipe transfer che va qui dentro nella redstone furnace. Questo cuoce e a fianco ci mette dentro quello che è cotto. Come potete vedere c'è un bel po' di roba. Mi manca adesso, dobbiamo fare l'electrum, i signal,
che vediamo un po' come si fanno. Qui c'è il nostro, quando andiamo a studiare, quando torniamo da scuola, facciamo un po' di... cioè, ragazzi, ci stava la scrivania, scusatemi. Solo che abbiamo bisogno di una sedia un po' più comoda, perché questa è abbastanza scomoda. Qui c'è la nostra libreria, dove andiamo a mettere i nostri libri così alla random. Qui ci sono gli oggetti, diciamo così, casualmente casuali, quando ci serviranno. Ogni tanto ho fatto i dolly per spostare, perché ho fatto un casino, ragazzi, non potete capire. Per spostare un po' di roba. Ho trovato una mia vecchia tomba, non so quando sono morto come ho fatto a ritrovarla, perché ragazzi è raro ritrovare una tomba senza il waypoint. Questo è l'orologio che rompe abbastanza le palle. Ho fatto la chest finta, dove possiamo metterci soltanto la terra dentro. Ho fatto la strong box. La strong box, ragazzi, contiene solo una striscia, ve la faccio vedere subito, non so a cosa serve. Due striscette, molto probabilmente è una chest che non si distrugge. Poi, non lo so, ditemelo voi se lo sapete sotto nei commenti. Ho fatto, come avete potuto vedere fuori, che è notte, bellissimo. Ho fatto la cocoven, che ci consente di mettere un po' di carbone dentro. Adesso ve lo faccio vedere, togliamo tutto il carbone che sta qui dentro, che non ce n'è assolutamente. Mettiamo il vetro, i sapping e tutto il resto che non ci serve qui. La cocoven ci fa innanzitutto il liquido, l'olio, ma ci fa anche il coal potenziato, che ci serve per fare altre cosette molto interessanti, che non lo so, che io non so. Come potete vedere, ragazzi, abbiamo sistemato un po' la casetta, giustamente. Adesso ci facciamo la chisel e quel simpatico oggettino, che adesso non ricordo come si fa, chisel, eccola qua, con un semplice... Ok, degli sticchettini. Ho visto Luke che faceva così direttamente! Non è che non è questa? Non lo so, ragazzi, non lo so. Comunque, sta di fatto che dobbiamo smantellare un po' di roba. Allora, perché oggi, innanzitutto, vabbè, faccio vedere ovviamente in primis. Eccolo là, questo è il generatore. Quello blu. Quello avanzato. Allora, cominciamo con questi. Perché non cambia? Ecco che non è questa, lo sapevo, io lo sapevo. A che mi serve sta chisel del cavolo? Non è Carpenter's chisel. Ah, eccola qua, ma va a cagare, va, abbiamo fatto una Carpenter chisel, ma che è? Guarda che figaggine. Richiudiamo l'ambaradan. Ragazzi, ecco qui il... la cagata più pazzesca. Intanto qui si è rotta la porta, cerchiamo di scavare. Questo, diciamo che non mi piace tanto, devo essere sincero. Devo solo cambiare questi bordi qui, che non mi piacciono, no, è giusto un concept. Devo cambiare questi bordi qui e anche il soffitto. E fare questo soffitto a bordo, perché è molto più figo. E sopra, molto probabilmente, o lo farò dello stesso colore bianco, molto probabilmente sì. Oppure vedrò di fare qualcosa di molto più carino. Anche perché devo cambiare queste cacate qua. Anche se è tutta una cacata in realtà. Adesso andiamo a fare, in pratica. Allora, scavando sotto casa ho trovato i copper. Qui ragazzi c'è una porta che ci porta, stranamente ci porta una porta, ci porta la porta, ne porta, che ci porta giù dove andremo a fare la nostra miniera. Dobbiamo cambiare anche fuori perché è una merda. Oggi andiamo a fare, ragazzi, lo smelter. Allora, lo smelter si fa con l'invar, e l'invar si fa con l'iron, e l'invar si fa con l'invar. Ce l'ho l'invar? Non c'ho l'invar. Ah, si fa con... allora, si fa col ferro e con il nickel, oppure il ferrous. Raga, io direi di farci l'allo smelter per il momento, così alla random. Però dove ce lo mettiamo? Ok, facciamo un attimo una mini basetta qui per fare questo alloy smelter alla random, che ci consentirà poi di fare l'altro smelter. Lo so, ragazzi, non si fa così, ma io sono un nabbo e faccio così. E questo ce l'abbiamo. Perfetto, abbiamo fatto l'alloy smelter, che lo piazziamo qui, giusto un attimo, e si sta riempiendo di energia. Ok,
Cioè, allora, come si usa? Bisogna mettere iron qui e ferrous qui. Due di iron, se ricordo bene. E effettivamente sì. Quindi ci mettiamo questo e lo bombardiamo così. Dovrebbe entrare qui dentro. Ed effettivamente entra qui dentro. Ragazzi, ho trovato i diamanti. Ho bisogno di della redstone e trovo i diamanti. Quando ho bisogno di diamanti trovo la redstone. Quando ho bisogno della redstone trovo i diamanti. Quando ho bisogno di tutti e due non trovo una mazza. Perfetto. Arrivo redstone. Quanta bella redstone. Che figo, finalmente un po' di gioia. Ed il Castellus Powder. Ed il Eddie Cabi Wifi Sbanda. Una pagina su internet, un video su YouTube, non so, qualcosa direttamente di istruzioni. Perché me l'ha scritto, ragazzi, ma non ci ho capito una mazza. Non lo so. Sono andato da là e sono uscito da qua. What the fuck? Va bene. Allora, cominciamo a mettere tutta questa robetta qua, le lorite, tutto qua dentro. Perfetto. La terra buttiamola qua. Dovrebbe essere finito l'allo di smelter. Woohoo! Tanti. Bello. Abbiamo tutto, quindi non puoi rompermi le patane. E ragazzi, abbiamo fatto l'industria smelter. Bella mia, bella mia. Che lo mettiamo. Vega, mettiamo là. E mi sa che dobbiamo spostare la nostra postazione da studio. Eh beh sì. È uguale a quello, solo che questo è più figo. Vabbè ragazzi, io direi che l'appuntamento per oggi può finire qua. Facciamo tutta la fila qua, ragazzi, Dobbiamo sistemare un po'. Direi che l'appuntamento per oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like al video. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentare qui sotto con suggerimenti e aiuti. Mettiamo tutto questo ben di Dio qui. Adesso andrò a cercare un po' di cibo. E ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Questo è tutto da Setirion. Ciao belli.